pregare, consultare, verificare. Passa attraverso queste fasi il delicato lavoro di discernimento della Congregazione per i Vescovi istituita nel 1588 da Sisto V, sotto il nome iniziale di Congregazione per l'erezione delle chiese e le provviste concistoriali. Attraverso i secoli e differenti revisioni, oggi il dicastero ha il compito di erigere le nuove diocesi, le province e le regioni ecclesiastiche, costituendo anche gli ordinariati militari. Inoltre provvede a quanto concerne la nomina dei vescovi, anche titolari, e al retto esercizio del loro ufficio pastorale, e predispone tutto ciò che si riferisce alle visite ad limina apostolorum, i viaggi che normalmente ogni 5 anni i presuli compiono a Roma per rendere noto lo stato delle proprie diocesi. Strettamente connessa alla Congregazione per i Vescovi è la Pontificia Commissione per l'America Latina, della quale il prefetto è presidente. La Chiesa e il mondo, soprattutto nel contesto contemporaneo, hanno bisogno di vescovi umili, servitori e capaci di mostrare la strada della fede, in una costante e prudente ricerca di equilibrio tra azione e riflessione.